Ok, grazie dell'introduzione, un po' esagerata forse, ma... artificiale naturale era un titolo un po' troppo generico. Allora ho chiesto, ma di cosa devo parlare? Per esempio, Ferraris parlerà di intelligenza artificiale e intelligenza naturale. Allora Francesconi, l'organizzatore del festival, mi ha proposto codifiche logiche e codifiche tecnologiche. Boom! E io ho detto, vabbè, proviamo. Ma a questo punto dovrò fare un PowerPoint perché devo far vedere un minimo di codifica, ecco. Ed è quello che farò. Vi dico subito come ho organizzato questo discorso. Primo, Wilhelm von Leibniz, detto normalmente Leibniz. Secondo, Friedrich Ludwig Gottlob Frege, detto normalmente Frege. Terzo, Geoffrey Hilton, detto normalmente Geoffrey Hilton, che è un informatico che ha avuto un ruolo molto importante per lo sviluppo degli ultimi tipi di intelligenza artificiale. Questo sarà, diciamo, la panoramica su cui lavorare. Una volta presentata questa panoramica, cerco di capire il vero contrasto che c'è tra le codifiche logiche e le codifiche tecnologiche. E poi pongo tre dubbi su quanto affidarsi ai robot o all'intelligenza artificiale. Leibniz perché? Cioè Leibniz è stato l'ultimo grande pensatore totale. Cioè lui si è occupato di tutto. Si è occupato di biologia, tra l'altro faccio una breve introduzione al qui presente che si è occupato di biologia in Leibniz, studiando e sviluppando alcune idee del concetto di organismo in Leibniz e successivamente negli studi francesi. Quindi biologia, medicina, storia, diritto, calcolo delle probabilità, linguistica, musica, tecnologia, ha costruito una macchina calcolatrice migliore di quella di Pascal, e poi filosofia, teologia, metafisica e poi fisica, matematica, cioè si è occupato in pratica quasi di tutto, mi sono dimenticato qualcosa, non lo so, forse sì, ecco. Ah, diplomazia, si è occupato, era anche un diplomatico attivo, era un bibliotecario, biblioteconomia, ha influenzato i sistemi di classificazione, si è occupato di tutto. E per che cosa ci interessa allora Leibniz? Dato che si è occupato di tutto, non possiamo parlare di tutto di quello di cui si è occupato. Beh, devo dire una cosa, a me Leibniz piace perché era una persona che non esistono più. Quando lui ha scritto un libro bellissimo di critica a un certo filosofo che si chiama Locke, questo libro si chiamava Nuovi saggi sull'intelletto umano. Lo finisce di scrivere e Locke muore. Cosa avreste fatto voi? Cosa faremo noi? Subito mettiamo il libro, postiamo il libro su tutti i social, vendiamo a crepapelle, sarà un grande successo, Locke morto, pubblico il libro. No, Leibniz dice, Locke è morto, non mi può rispondere, è maleducato pubblicare il libro e non lo ha pubblicato, verrà pubblicato postumo. Ecco, uno che fa così è di un altro mondo, ecco. E in effetti era di un altro mondo, perché Leibniz può essere visto come un Giano Bifronte, diciamo. Giano Bifronte, il Giano, è uno dei pochi dei italiani che si dice che abbia fondato Genova, Ianua, non a caso a me piace questa idea. È un Giano Bifronte che da una parte guarda al passato, all'arte combinatoria di Raimondo Lullo, alle arti della memoria medievali, e dall'altra guarda al futuro. George Boole, John Venn, quello che si studia a scuola quando si fa teoria degli insiemi. Vediamo un attimo il volto di Leibniz verso il passato. Nella dissertazio de Ars Combinatoria riprende l'idea di Lullo di una combinatoria universale dei simboli. Lullo voleva fare una combinatoria universale per convertire tutti al cristianesimo. Lullo era un
uno scriteriato catalano che poi la Chiesa voleva anche condannare, poi non ci è riuscita, un disastro, ecco. Però era un geniale, voleva una combinatoria di tutti i simboli possibili. E Leibniz dice, beh, dobbiamo avere una combinatoria, un calcolo dei simboli, perché primo, scusate, questo è un inciso che mi ero dimenticato, da nullo in poi si sono sviluppati i castelli della memoria, non so se sapete cosa sono, qualcuno sa cosa sono i castelli della memoria? Ecco, grazie, meno male che qualcuno lo sa. Sono cose semplicissime, modi di memorizzare sequenze di parole, per esempio. Immaginatevi, voi conoscete bene un castello, conoscete tutte le stanze, potete fare l'esperienza con casa vostra, magari 5-6 stanze, ecco, le percorrete una per una e se vi dicono una sequenza di parole, 5 parole, 10 parole, 100 parole, mettete ogni parola legata a un'immagine in una stanza, significativamente legata a qualche oggetto della stanza, in modo che così riuscite a dire tutte le parole percorrendo la casa, percorrendo il castello, sia dall'inizio alla fine, sia dalla fine all'inizio. E questo è il modo con cui alcuni gesuiti, per esempio Matteo Ricci, sono diventati importanti in Cina perché erano bravissimi nella mnemotecnica e i cinesi erano rimasti molto colpiti dalle loro capacità. E Matteo Ricci è diventato anche mandarino, arrivando a Macao e poi facendo la sua carriera come mandarino. Quindi c'è tutta una storia enorme dietro queste cose qui, ma soprattutto l'idea di Leibniz è: usiamo questa arte combinatoria e insieme a una lingua universale, una lingua che possa essere usata da tutti e per tutti. Quindi questa idea di unire una lingua universale e una arte combinatoria, una specie di calcolo, era basata su un'idea astuta, a cui nessuno pensava prima, che si possono fare calcoli non solo con i numeri, ma si possono fare calcoli con le parole. E quindi, in una famosa lettera che forse alcuni di voi che hanno studiato Leibniz avranno sentito, Leibniz diceva: quando sorga una controversia non ci sarà più necessità di discussione tra due filosofi di quella che c'è tra due calcolatori. Sarà sufficiente prendere una penna, sedersi al tavolo e dirsi l'uno con l'altro: calcoliamo. Cioè niente sopraffarsi dalle emozioni, inganni, guardiamo cosa c'è da discutere e vediamo chi ha ragione. Bella idea, sarebbe bello riuscire a farlo, non è così facile. Leibniz è rivolto al futuro in De forme logiche, comprobazione per Linearum Ductus delle 16.869. Questo è un errore, ma poi si può immaginare che nel futuro Leibniz sarà ricordato anche per questo. Anticipa l'idea di Boole sulla formalizzazione del sillogismo aristotelico e del calcolo delle proposizioni e anticipa anche i diagrammi di Euler-Oven, quei diagrammi che si studiano a scuola anche alle elementari a volte quando si fa il calcolo. Questi sono diagrammi scritti da Leibniz nelle sue opere e per dare un'idea, questi sono i sillogismi aristotelici tradotti in diagrammi da Leibniz, tra l'altro con due tipi di diagrammi lineari e con cerchi tipici di quello che si fa oggi e che Euler-Oven avevano impostato come diciamo, uso per facilitare la comprensione del ragionamento dei sillogismi. E per finire, I Ching, il libro dei mutamenti cinese. Leibniz aveva molte relazioni con i gesuiti che stavano in Cina e gli spedivano molte informazioni sulla cultura cinese. Leibniz vede sta roba qui e dice, ma cavolo, no, non dice cavolo, dirà qualche altra cosa in tedesco, bestimmt, ma qui ci sono 64 robine e ciascuna di queste 64 è fatta solamente da segni, un segno continuo e un segno spezzato, che per i cinesi sono lo yin e lo yang. Lo yin è spezzato perché accoglie, lo yang è invece robusto. Però Leibniz dice, ok, yin e yang va bene, ma c'è qualcosa di più in questo.
e scrive una spiegazione dell'aritmetica binaria che usa solo i caratteri 0 e 1 con osservazione sulla sua utilità e sulla luce che getta sulle antiche figure cinesi. Cioè Leibniz, osservando queste figure degli antichi cinesi, inventa il calcolo binario, che poi è il calcolo, cioè è quello che legge un calcolatore, 010101, il linguaggio macchina è fatto così. È per quello che Leibniz dice, Leibniz è l'anticipatore dei computer. Ora, ci vuole una certa genialità per partire dagli antichi manoscritti cinesi e arrivare a inventare il calcolo binario. Chapeau. Ma l'eredità di Leibniz è molto più robusta di quello che appare a prima vista. E perché è più robusta? Partiamo dal un altro passo fatto dopo Leibniz, che riprende le idee di Leibniz. Ora, Boole e Peano, un matematico italiano, avevano realizzato dei pezzi del progetto di Leibniz, ma non tutto il progetto. Per esempio, Boole, con l'algebra della logica del 1854, aveva creato un calcolo combinatorio, che però aveva dei problemi, perché era un calcolo combinatorio, ma i suoi simboli ora volevano dire una cosa, ora volevano dire un'altra, ora volevano dire un'altra. Cioè, ora parlavi di somma matematica, ora parlavi di implicazione logica, ora parlavi di unione di insiemi con gli stessi simboli. Creava un po' di problemi. Aveva fatto un calcolo, ma gli mancava una lingua universale, che Peano aveva fatto. Cioè Peano, alcuni anni dopo Boole, crea un simbolismo universale che può essere utilizzato per tutto, per parlare di tutto. Ovviamente lo usava per parlare della matematica, però era una lingua universale affascinante, perché era bella. Era bella. Diciamo una cosa. In un incontro del 1900 di matematici, Bertrand Russell si accorge che c'è un matematico, un oscuro italiano, che era più bravo degli altri nella precisione con cui parlava. E allora cerca di affrontarlo, lo conosce e capisce che è più bravo perché ha anche inventato un linguaggio molto elegante. Ora, Russell conosceva già Frege, di cui parlerò adesso, e rimane colpito della chiarezza di questo linguaggio. Quello che dice Frege, a posteriori, dice: queste sono state due cose meravigliose, però quello che non sono riusciti a fare Boole e Peano è mettere insieme queste due cose. Quello che voglio fare io è realizzare il sogno di Leibniz, cioè mettere una lingua universale insieme a un calcolo, che è quello che si studia a scuola adesso, e quelli che si studia a logica, tu hai una lingua e poi hai il calcolo su questa lingua, hai gli assiomi e poi c'hai le regole di trasformazione. Quindi questa è la grossa idea di Frege. Qual è la novità di Frege, quella che ci serve anche per capire i linguaggi tecnologici? E qui, sì, penso che posso dire qualche cosa. Non è facile introdursi, per chi non c'è già dentro, al linguaggio della logica. Per chi c'è dentro è così ovvio che non ci pensa nemmeno. Però non si rende conto, chi c'è già dentro, di che sforzo ha fatto questo autore, alla fine dell'Ottocento, di rivoluzionare tutta la codifica logica che da Aristotele a fine Ottocento era rimasta in pratica inalterata. Per questo si dice che Frege è il più grande logico dopo Aristotele. Non è esatto, perché Aristotele non era famoso come logico, ma era famoso soprattutto come scienziato, come biologo. I logici erano gli altri. Però la storia, diciamo, la nostra storia intellettuale europea ha messo Aristotele al centro della logica con il suo sillogismo e tutte quelle cose lì. Ed ecco il linguaggio di Frege, che lo vedete anche qui segnato. È una roba incomprensibile, ammettiamolo,
Ecco, guardate un attimo qui. Cosa ci si può capire? Bertrand Russell si è letto tutto il libro di Frege e lo ha capito. Poi ha incontrato Peano e ha detto: ma diavolo, perché Frege non ha scritto come Peano? E oggi Eva Picardi, insieme ad altri colleghi inglesi e tedeschi, hanno ritrascritto tutta l'opera dei Grundgesetze der Arithmetik di Frege da questo linguaggio qui al linguaggio di Similpeano. Come vedete, tutta sta roba qui diventa un po' più semplice. Intanto la puoi scrivere su una riga e non devi chiedere agli stampatori di fare delle cose complicate. Guardate quello su cui ho segnato l'attenzione. L'invenzione di Frege. Cosa ha inventato Frege? Una volta c'è stata una riunione a Genova con un grande matematico, Dieudonné, che dice: ah, i logici non hanno fatto niente. E io ho detto: scusi, ma Frege ha inventato il quantificatore. Ah, sa che. Quella è stata un'invenzione. Cioè, questa è stata un'invenzione, il quantificatore universale. Poter dire qualcosa di tutti. Certo, tutti, il sillogismo aristotelico inizia con tutti gli uomini sono mortali, bla bla bla. E la parola tutti era un termine sincategorematico. Frege lo fa diventare un operatore. Non è un termine, è qualcosa di diverso, è un'operazione che si fa su altri termini. E qui vedete il quantificatore per Frege era una cavità con dentro un simbolo tedesco, qui diventa una rovesciata, più semplice, ecco. Il quantificatore vuol dire per tutti, qui vedete, per tutti gli F, per tutti gli A, per tutti gli F, per tutti gli A vale che qualche cosa. E la seconda cosa fondamentale di Frege, tecnica, è questa, la freccina. Cioè Frege ha impostato tutto con il se allora. Se così, allora così. Quindi così. Cioè ha impostato tutto con una sequenza di condizionali. Condizionale filoniano era, a quel tempo sì, Frege era amico di uno studioso di logica stoica e era molto affascinato da questo. Il se allora è un elemento fondamentale della nuova codifica logica, perché aiuta a ricostruire le deduzioni. Questo segue da questo, se c'è questo allora c'è questo. Quindi è un punto chiave su cui adesso farò esempi. Queste sono le novità tecniche del linguaggio di Frege. E la novità concettuale qual è? E questa bisogna riprendere Eva Picardi. Eva Picardi ha scritto un bellissimo libro, La chimica dei concetti. E Frege aveva un'idea geniale. I concetti sono qualcosa di analogo alle formule chimiche. Dobbiamo analizzarli i concetti. E qualcuno sosteneva, ha detto, comunque abbastanza comprensibile ragionare, che il passaggio della vecchia logica da Aristotele a Frege è analogo al passaggio dall'alchimia alla chimica. L'alchimia era una cosa meravigliosa, però eri lì con gli alambicchi a provare di fare la pietra filosofale, tutte quelle cose lì. Poi è arrivata la chimica, c'hai le formule chimiche, le valenze, quelle robe lì, e poi è fatta. In logica c'erano tutte cose complicate, poi è arrivato Frege e ha detto: facciamo una roba del genere. Il concetto, notate che il titolo del suo libro era Begriffsschrift, scrittura per concetti. Il concetto è qualcosa di saturo, come una formula chimica che deve essere saturata. Qual è l'idea? Prendiamo il concetto di cavallo. Cos'è il concetto di cavallo? Platone dice il cavallo è la cavallinità. E uno, cioè, c'è qualcosa di buono in questo, il concetto è qualcosa di astratto, non è il singolo cavallo, ecco, l'idea di cavallo, pensate un enorme cavallo che vale per tutti i cavalli, ma sta nell'iperuranio, ecco, non sta insieme a noi. E Frege dice: no, cavallo, come lo usiamo noi cavallo? Ma usiamo parlando di cavalli, per cui possiamo dire Bucefalo è un cavallo, Bucefalo era il cavallo di Alessandro Magno. Frege fa sempre esempi un po' classici, Omero e così via.
Bucefalo era un cavallo, è vero o falso? È vero. Allora, è come una formula chimica. Cavallo è una formula che se la saturi con qualcosa che è un cavallo, diventa vero. Se invece magari dici Moby Dick è un cavallo, ragazzi, Moby Dick non è un cavallo. Quindi se io dico Moby Dick è un cavallo, dico il falso. Chiaramente, Moby Dick è una balena o un capodoglio, non lo so. Ecco, un capodoglio probabilmente. Balena. Comunque la balena bianca si chiama anche. Non è un cavallo. Quindi se saturo cavallo con Moby Dick, ottengo il falso. Ragazzi, ma cosa ricorda questo? Beh, Frege lo sapeva già da prima. È la prima volta che la logica viene espressa in termini funzionali. Il concetto è analogo a una funzione matematica per cui cavallo è la funzione, l'argomento è un posto d'argomento dove puoi mettere degli individui qualsiasi, per esempio Marco è un cavallo falso, è lui Marco, Bucefalo è un cavallo, Stonestar è un cavallo vero, e il valore di questa funzione è il vero o il falso. Questa è una definizione di concetto completamente nuova, che non c'era mai stata al mondo. E anche oggi, quando si parla di concetti, si usa concetti in tanti modi diversi, a livello di scienze cognitive, a livello di psicologia, e si parla sempre della visione del concetto fregeana, il concetto come funzione. Il concetto è del tutto analogo a una funzione che ha per argomento individui e per valori valore di verità. Una definizione che è rimasta così. Uno che fa logica non se l'aspetterebbe nemmeno, uno fa logica non ci pensa a queste cose, però è stato il punto di partenza per arrivare a creare una nuova logica. Ma vediamo che effetto ha fatto questa logica. La morte del soggetto e del predicato. Ora, voi direte, la morte del soggetto, ebbene, parlava non so chi, ecco, la morte del soggetto, non c'è più soggetto. No, 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 niente di questo. La morte del soggetto e predicato è che in logica non ha senso parlare di soggetto e predicato, perché noi ragioniamo su concetti e sulle loro conseguenze logiche. Ma da Aristotele in poi, l'upokeinomenon, il soggetto, era fondamentale, ecco, ciò che c'è. Ecco. E la logica si basava sulla distinzione soggetto-predicato. Ma con Frege la distinzione soggetto-predicato sparisce e viene sostituita dalla distinzione funzione e argomento. Come? Prendete, i greci sconfissero i persiani a Salamina. Questo è un esempio di Frege, non mio. I persiani vennero sconfitti dai greci a Salamina. Ora, nella prima frase, i greci sono il soggetto. Nella seconda frase, i persiani sono soggetto. Eppure, se ci si ragiona, le conseguenze sono le stesse. Cioè, se i persiani vennero sconfitti dai greci a Salamina, allora l'impero persiano ha subito un colpo, allora i greci si espanderanno e respingeranno e così via. Se i greci sconfissero i persiani a Salamina, allora i persiani hanno subito il colpo e così via. Le conseguenze che si traggono dalle due frasi sono le stesse. Frege parlerebbe di potenziale inferenziale. Le inferenze, le conseguenze che si traggono sono le stesse, nonostante che uno sia soggetto e l'altro sia predicato. Quindi abbandoniamo soggetto predicato. Diverso soggetto, stesso contenuto concettuale, stesse conseguenze, stesse condizioni di verità, e da abbiamo una roba tipo il concetto, relazione, sconfiggere con due argomenti che può essere vero o falso a seconda della coppia ordinata X e Y, in cui il primo è chi sconfigge, il secondo è chi sconfitto, e lasciamo perdere soggetto e predicato. Abbiamo una funzione con due argomenti. Cavallo è una funzione a un argomento, perché cavallo è uno, sconfiggere due, e non so, essere geloso tre, io sono geloso di X perché fa la corte a Y, ecco allora che ci sono tre elementi da giocare, ma siamo sempre lì. E concludo con la rilevanza delle se allora, che avevo un po' lasciato da parte, la freccina. Cosa succede nella codifica logica dopo Aristotele? Che per Aristotele, che è un genio inestimabile, lui diceva tutti gli uomini sono mortali, soggetto uomini, mortali predicato. Tutti i greci sono uomini,
greci soggetto, uomini predicato. Quindi tutti i greci sono mortali, greci soggetto, mortali predicato. E allora si faceva soggetto, predicato, soggetto, predicato, soggetto, predicato, giocano in questo modo qui. E Frege dice abbandoniamo soggetto, predicato, ragioniamo con il sé allora. Per tutti gli individui X, se X è un uomo, allora X è mortale. Se X è un greco, allora X è un uomo. Quindi, se X è un greco, allora X è mortale. Al posto dell'X mette costui, ecco. Se costui è un greco, allora costui è mortale. E la codifica logica è quella che abbiamo visto prima nella traduzione pseudo-peaniana della ideografia di Frege. Per tutti gli X, se uomo X, allora mortale X. Greco X, allora uomo X, si conclude... Per tutti gli x, greco x, allora mortale x. Questa è la formula standard del linguaggio, della codifica logica che ha sostituito la codifica tradizionale, diciamo, aristotelica. Non so quanto questa roba sia chiara, ma chiaramente la cosa grossa di Frege è avere una teoria del concetto completamente diversa da quella platonica. Il concetto è una funzione che, funziona in qualche modo saturando i suoi posti d'argomento. Ci vogliono i quantificatori, che sono delle operazioni. Per tutti gli individui X, se qualcosa è greco, allora è mortale, e così via. E c'è questo se allora. Ora, per dare un'idea base della differenza tra la codifica logica e la codifica tecnologica, partiamo dal se allora, e poi mi fermo qui perché sennò diventerebbe un discorso troppo complicato. Nel 1972 sono stato a Pisa, dove c'era il centro di linguistica computazionale di un certo Zampolli, uno che prevedeva cose, mi ricordo quando sono andato a parlargli di... Questo ingegnere conosceva il Tractatus di Wittgenstein, ho detto, wow, com'è possibile, un ingegnere? E poi mi ha fatto studiare linguistica computazionale, mi ha fatto mettere a fare le schede perforate. Non so se sapete cosa sono, schede perforate. Negli anni 70 si facevano le schede perforate per l'italiano, io dovevo digitare la scheda perforata per faccia e così via. E a un convegno, nel 72, è arrivato Terry Winograd, a voi non vi dirà niente questo nome. Terry Winograd è il professore di Stanford che ha laureato Brin e Page, i due che hanno inventato Google. Come vedete c'è una certa linea. Ecco, non è che ora Terry Winograd è conosciuto perché ha prodotto, diciamo, gli studenti che hanno fatto Google, ma Terry Winograd ai suoi tempi era un genio, perché diceva qui ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma, il paradigma procedurale. Bisogna passare a un nuovo paradigma. Cos'è il paradigma procedurale? Il se allora diventa una regola di produzione. Non è se X allora Y quindi vero, ma è se trovi una roba del tipo così, allora fai questa operazione, fai questa cosa. Se trovi una domanda, allora dai una risposta. Se trovi un certo oggetto di un certo tipo, allora spostalo da un'altra parte. E Terry Winograd nel 72 ha presentato il primo grande risultato di dialogo uomo-macchina. Con un mondo fatto di blocchi, lui incominciava a parlare col computer, con il robot simulato, diceva... caro robot, prendi un blocco quadrato e spostalo su quel piano. Adesso mettici sopra una piramide. E adesso chiama questo blocco più piramide Pippo. E allora il computer diceva, ok, immagazzino una nuova parola, Pippo. Pippo vuol dire blocco più piramide e così via. E faceva vedere queste cose, noi eravamo a bocca aperta. Siamo stati introdotti all'intelligenza artificiale simbolica.
Ora, l'IA, l'intelligenza artificiale, nasce così. E nasce negli anni 50, negli anni 70 era già abbastanza avanzata. Nasce a Dartmouth con l'idea, cerchiamo di capire come funziona la mente e riproduciamo il modo in cui funziona la mente, in cui funziona il ragionamento. E quindi il modo in cui funziona il ragionamento lo verifichiamo attraverso la logica e usiamo la logica in modo procedurale. E quindi si inventano linguaggi di programmazione come Lisp, tutto funzioni, è tutto fatto di funzioni, quelle che Frege aveva inventato e aveva messo nella logica. Il prologue, che in pratica è qualcosa molto simile al linguaggio logico di Frege, il Lisp è un po' più complicato, o il Python, che è una roba nuova, è come un coltellino svizzero, non so se avete presente quei coltellini dove c'è tutto, e con Python puoi passare da un linguaggio a un altro, trasformare in un altro, una roba pazzesca, bellissima. E si usa tantissimo oggi per l'intelligenza artificiale. Cosa facevano? Dimostrazione automatica di teoremi. Prima cosa, sono i teoremi logici, noi facciamo un linguaggio tecnologico, gli diamo le istruzioni base e vediamo che tipo di dimostrazione di teoremi fa. Verifica di coerenza dei sistemi di dati. Certo, questa è una roba che fanno tantissimo gli ingegneri oggi. Cioè, tu hai un telefonino, devi cercare un musicista e cerchi, non so, cerchi un musicista pop e ti viene fuori, un cantante lirico. Non va bene. Le categorie devono essere giuste per evitare che ci siano contraddizioni. Ragionamento di senso comune. Questa era la specialità di McCarthy, il fondatore dell'intelligenza artificiale logica, possiamo dire. McCarthy era un genio, veramente, bravissimo. Quello che ha inventato il Lisp. Ragionamento di senso comune è roba del tipo gli uccelli volano, Tweety è un uccello, quindi Tweety vola. Ma Tweety è un pinguino, allora non vola, quindi non vale più la mia cosa. Allora il ragionamento di senso comune è qualcosa che non può essere fatto come la logica con assiomi che tutto segue. Devo avere la possibilità di tornare indietro, cambiare idea. E questo è geniale, ecco, fare un sistema in cui hai delle conseguenze logiche, ma puoi cambiare idea, tornare indietro, riaggiustare un po' le cose. Fare i mini mondi di Taro Winograd, e ci sono i primi chatbot, il famoso Eliza, Eliza di Weizenbaum, che non so se possiamo collegarci qui. Non credo. Ma no, forse no. Vi consiglio, per curiosità, di cercare Eliza. Eliza è, non so se avete visto, c'è anche il film Eliza, era un'opera di My Fair Lady di Bernard Shaw, dove un aristocratico inglese vuole insegnare a una contadina, no, una venditrice di fiori, a una fioraia ignorante, l'inglese perfetto. Allora questa qui arrivava, parlava, "Oh yeah, I like it." No, tu devi dire "I like it." Ripeti, "I like it," e andava avanti così. Ora, Weizenbaum ha chiamato Eliza una roba ignorante, cioè una mistura di regole logiche per poter dare delle risposte, e simulava uno psichiatra non direttivo, uno psichiatra rogersiano, per cui tu parli, dici, "Buongiorno Eliza, allora dimmi i tuoi problemi." "Ah, ho dei problemi con mia mamma." "Parlamene ancora un po'." "Non mi vuole bene abbastanza, vuole più bene a mia sorella." Dopo un po', nella discussione, il sistema andava a recuperare una frase detta prima e dice, "Ma è forse perché tua mamma ti preferisce a tua sorella che tu dici così?" E tu ci rimanevi basito, ecco. Però era un programma semplicissimo, basato su quattro regole e un po' di informazioni base su mamma, papà, sorella e famiglia, ecco. Però Weizenbaum ne aveva paura. Ha detto, c'è qualcosa, è bello, ma è pericoloso, c'è qualcosa che non va in questo. Beh, intanto quello che non era andato era che il direttore del dipartimento, mi sembra che fosse al Massachusetts Institute of Technology, aveva mandato una mail a Weizenbaum a proposito dei fondi, dei soldi del dipartimento, ma per sbaglio si era inserito in Eliza e aveva detto, senti, e cosa ne facciamo dei soldi? Eliza gli ha risposto, sii un po' più chiaro, sto parlando dei soldi che dobbiamo avere, ma intendi dire che tu vuoi i soldi?
gli rispondevi in modo del tutto assurdo. A un certo punto il direttore dell'impartimento si arrabbia e dice: cosa succede? Weizmann scende giù, apre la porta e non c'è nessuno, stava parlando appunto con Eliza. Ma mentre si sviluppano queste cose, si sviluppa l'altra ala, l'ala dell'intelligenza artificiale, che si chiama intelligenza artificiale connessionista, e l'idea era come funziona il cervello, non come funziona il ragionamento. Imitare come funziona il cervello, i neuroni che sparano, ci sono o non ci sono, 0-1 corrisponde, il neurone spara, il neurone non spara, quindi ragioniamo un po' in questo modo. E allora provano a addestrare un programma, e qui c'è qualcosa di completamente diverso. Tu dai a un programma dei dati, poi lo correggi finché impara a riconoscere, per esempio, certe strutture, certe regolarità. E è così che i computer hanno imparato a riconoscere lettere e simboli, hanno imparato a riconoscere oggetti. Per esempio, se su Facebook dici: ah, questa faccia qui è Giovanni, perché c'è un riconoscimento di facce. E un riconoscimento di facce deriva da questi sistemi che riconoscono strutture, la struttura della faccia. Ecco, quella è una faccia simile a quella, no, è proprio quella, via. Oppure riconoscere i suoni della lingua. È per quello che direi che gli sbobinatori spariscono. Per esempio, se qualcuno volesse sbobinare questa conferenza, potrebbe essere pagato. Però è molto più semplice prendere il video o l'audio di questa conferenza, prendere un'app che te la traduce in testo e in 5 minuti c'è il testo della conferenza. Già un tipo di lavoro che sparisce, gli sbobinatori. Non è una cosa grave, ecco, però insomma è un esempio di cosa può succedere. E qui siamo nell'ambito del machine learning o del deep learning, l'apprendimento delle macchine. Sono macchine che imparano, sono programmi che imparano. E qui arriva il nostro eroe. Nel 2012 c'è stata la svolta. Ma da cosa è dipesa la svolta? Beh, dipesa anche da algoritmi, ma fondamentalmente dal web. Sul web c'è una quantità di dati. Ci sono tutti gli articoli, tutti i libri dello scibile umano, ci sono le conversazioni tra umani, anche conversazioni non tra umani, ma anche molte conversazioni tra umani. Ci sono testi, immagini, video, calcoli. Prendete solamente ImageNet, è un database di 15 milioni di immagini con 22.000 categorie per categorizzare le immagini. Cioè, una roba tosta, eh? Ora, Goffy Hilton, che è questo signore qui, nel 2012 ha inventato AlexNet, una rete neurale che è stata allenata su 1-2 milioni di immagini. Cioè gli si fa vedere delle immagini e dice: questo è un cane, fa vedere due cani tipico, poi prova a imparare a riconoscerlo e lo manda in giro sul web per vedere se trova i cani e individua i cani. E alla base dell'architettura Transformer, che è l'architettura di ChatGPT, che è Generative Pre-trained Transformer. Per esempio, qui abbiamo nella riga di sinistra l'allenamento, ecco, questi sono degli esemplari, poi gli si manda a milioni di immagini e deve riconoscere quali sono cani. Per esempio, questo non si capisce bene, che è un cane un po' diverso, come fa a capirlo? A furia di girare lo riconosce, dice: questo è un cane. E la cosa grossa, per curiosità, così, dell'architettura del 2017 del Transformer, era che riusciva anche a riconoscere oggetti capovolti, cosa che prima non riconosceva. Una tazzina da caffè veniva riconosciuta, ma una tazzina da caffè capovolta, allora riesce anche a riconoscere oggetti che sono presentati in modo diverso. E voi direte: ma qui sono immagini, che c'entra col linguaggio? Beh, intanto è sul web ci sono immagini e frasi, e la nuova IA ha a disposizione dei petabyte, diciamo GPT-4, GPT-3 ancora dei terabyte. Ora, un petabyte cos'è? È 1000 terabyte, 1 milione di gigabyte, nel mio Mac ci sono 250 gigabyte. Se io dovessi
fare qualche cosa di questa intelligenza artificiale avrei bisogno di 4.000 Mac. Ora, con 4.000 Mac no, non li posso comprare, quindi devo aspettare il lavoro che fanno gli esperti con questi giganteschi computer che hanno in rete. Allora, il linguaggio, etichettano parte del discorso. C'è un analizzatore sintattici base, non so, queste cose si facevano, le facevano i linguisti, che distinguono il nome, il verbo. Questo, per esempio, io ho sparato a un elefante in pigiama e sono due possibilità diverse. Io, che sono un pigiama, ho sparato a un elefante, o io ho sparato a un elefante che era nel mio pigiama. È una battuta di Groucho Marx. E queste sono strutture diverse che noi umani avevamo riconosciuto nel linguaggio, il lavoro di Chomsky. Quello che fa l'intelligenza artificiale oggi è, andando su milioni di esempi di frasi, individua sequenze di 0-1 poi di fatto, però individua strutture ricorrenti e riconosce nuove strutture che magari a cui noi non avevamo pensato. Quindi il riconoscimento di strutture non è solamente riconoscimento di immagini, ma anche riconoscimento di strutture di sequenze di frasi, e comprese anche le forme del linguaggio logico. Io direi a questo punto vado un po' veloce sulle forme del linguaggio logico, vi dico solamente che ho chiesto a ChatGPT e a Bard di trasformarmi le forme del linguaggio logico e le ha fatte bene, Poi gli ho chiesto di trasformarmene in Python e in Lisp e ha fatto un buon lavoro. Ecco. Devo dire che poi gli ho chiesto, volevo parlarne, ho detto è meglio di no, di darmi le formule dei principi di Leibniz, il principio di identità degli indiscernibili e di indiscernibilità degli identici, e sia Bard che ChatGPT hanno fatto casino, hanno sbagliato, hanno fatto un po' di pasticcio. Quindi ti puoi fidare, ma fino a un certo punto. Ora, quindi, vanno bene per... Chiedo di fare una codifica logica semplice. Codificami questa frase in logica di un certo tipo, me lo fa. Se gli chiedo codificami una frase in logica, va in tilt, perché non sa bene cosa fare. Se chiedo di fare una codifica tecnologica, me la fa. C'è un mio amico che si è divertito a vedere tutte le cose, gli ha chiesto anche delle... Codificami questa cosa nell'assembler di questo computer Commodore 64, e gliel'ha fatto, cioè faceva delle cose incredibili. Se chiedo di inventare una poesia o una canzone, me la inventa subito, sarà una cosa non meravigliosa, ma la fa. Un haiku me lo fa subito. Se chiedo un riassunto di un campo di ricerca, devo fare una tesina a casa per scuola, me la fa subito, ecco. Ora succede, però ci sono difficoltà impreviste. Primo, la plausibilità di una ricetta di cucina. Magari mi fa una pizza con crauti, benissimo, la pizza con crauti fa schifo, se poi ci mette la candeggina ancora peggio, ecco. La certezza dell'informazione, a volte si inventa delle cose quando non le sa, se ne inventa, poi cosa fai tu? Si inventa dei siti web che non esistono, ma ti dà l'indirizzo di questo bellissimo sito web e uno ci rimane un po' perplesso. E poi la correttezza di formalizzazione logica, i principi di Leibniz li ha cassati, e poi sarebbe bello vedere come l'ha fatto, magari se ci fosse qualcuno interessato lo possiamo vedere. Ma qual è il vero contrasto? Io devo finire più presto, giustamente mi sono un po' allargato sulla prima parte. Prendiamo la metafora del microscopio. Il linguaggio naturale sta all'occhio, come il linguaggio artificiale sta al microscopio. Servono a cose diverse, giusto? Ma cosa serve il microscopio del linguaggio naturale, del linguaggio artificiale? Beh, serve per determinare il vero, per disambiguare. Il linguaggio quotidiano è pieno di sottintesi, fraintendimenti. E io voglio fare un esempio. Prendiamo tutti i bambini amano un supereroe. Me lo dice mio nipote su suo figlio. Dico, ah sì, ho capito subito. Vado, compro l'uomo ragno. Glielo do, a me non mi piace l'uomo ragno. Ma tutti i bambini amano un supereroe. Sono andato al negozio e mi hanno detto, l'uomo ragno è amato da tutti i bambini. Ma no, mio nipote voleva dire che tutti i bambini hanno ciascuno di loro un supereroe che gli piace. E stava per dirmi quale supereroe quando io ho troncato il discorso sicuro di aver capito. Non avevo capito. Ora,
se avesse parlato un linguaggio logico non ci sarebbe stato problema, dipende dall'ordine dei quantificatori. Esiste un supereroe che per tutti i bambini viene amato, oppure per tutti i bambini c'è un supereroe che ciascuno di loro ama? Ecco, c'è una cosa disambiguata. La logica codifica, individua la struttura logica per evitare i fraintendimenti e crea un ambiente in cui, come voleva Leibniz, ogni argomento è esplicito, un enunciato è privo di ambiguità e quindi è valutabile come vero o falso. Lo scopo della tecnologia, della codifica tecnologica, è diversa, è il plausibile, non è il vero o il falso. L'IA associa dati, elaborazioni statistiche, registra strutture che emergono, anche se non sa cosa vogliono dire. Serve? Certo, serve per tante cose, comprare dati medici, quelle cose lì. Avendo più dati a disposizione, si rilevano schemi associativi che con dati in minore quantità non si rilevavano, ma questi due diversi scopi devono essere tenuti presenti. La codifica logica è interessata al vero, la codifica tecnologica è interessata al plausibile, allo statisticamente adeguato. E qui forse ogni tanto andare a sentire i vecchi saggi che hanno inventato la linguistica. Cosa ne pensa Chomsky? Io ho trovato un bellissimo articolo di Chomsky e amici che è cattivissimo. Dice: la mente umana non è, come ChatGPT e i suoi simili, una goffa macchina statistica per il riconoscimento di strutture che ingurgita centinaia di terabyte di dati e estrapola la risposta più plausibile per una conversazione o la più probabile per una domanda scientifica. Al contrario, la mente umana è un sistema sorprendentemente efficiente, elegante, che opera con una quantità limitata di informazione e cerca non di inferire correlazioni brute da dati, ma cerca di dare spiegazioni. Mentre l'intelligenza artificiale si basa su milioni di dati, l'intelligenza naturale si basa su poche cose e inventa, crea, è la creatività dei concetti. Chomsky non vuole andare via. Tre dubbi. Dunque, l'IA ci darà risposte vagamente adeguate, scorrendo milioni di testi, per individuare quanto sembra più normale, è inaffidabile ma buono per avere un'approssimazione, utile per una bozza di un articolo, per fare un lavoro in classe, stando attenti che ci sono anche dei software per individuare quando una cosa è stata fatta da una IA, quindi se il professore ce l'ha vi frega. Per avere una bozza di un compito burocratico, quello è ottimo, ci sono delle cose burocratiche terribili che bisognerebbe fare, non so, i descrittori di Dublino per i professori, dateli alla ChatGPT, ve li mette a posto. È insopportabile quando interagisci con un chatbot al telefono che ti ripete sempre le stesse cose e non capisce mai niente, e poi dopo 10 risposte dice: ora ti posso parlare un umano, ok, passami un umano per favore. Ma cosa sta accadendo con tutta questa ricchezza di informazione sporca, inaffidabile, impersonale, ma usata tantissimo? Cosa ne facciamo? Per Weizenbaum l'intelligenza artificiale è una forza conservativa, fatta per tenere le cose, per restare così com'è, blocca il cambiamento, lo sviluppo sociale. Questo lo diceva negli anni 60. Io ho questi tre dubbi, oltre a quello di Weizenbaum, che secondo me è condivisibile. Primo, l'uso delle codifiche logiche, diceva Frege, può influenzare anche il nostro linguaggio naturale, perché per esempio c'è un nuovo rigore, una nuova attenzione all'argomentazione, se questo allora questo, e quindi sei interessato alla verità, a cosa segue da quello che dici. Non è che si può parlare a vanvera quando tu hai fatto un po' di logica. Devi capire se quello che dici è conseguente a quello che dicevi prima. L'abitudine ai linguaggi tecnologici non è che porterà a un atteggiamento rilassato verso la verità. Non è intanto importante la verità, è importante quello che va per la maggiore, quello che viene fuori dalla conversazione umana di tutta la Terra, con questi miliardi di conversazioni.
Secondo dubbio. Possiamo affidare all'intelligenza artificiale decisioni? Questo è un problema grossissimo. Dall'invasione dell'Iraq si parla di bombe intelligenti. Cos'è una bomba intelligente? Kant non ridirebbe, intelligente è una bomba. Bomba intelligente è che ha un software di intelligenza artificiale. Ma per quanto intelligente, un robot bellico non dovrebbe decidere di uccidere magari sulla base di un riconoscimento facciale che poi sbaglia, come è successo già tante volte nel Medio Oriente. E Geoffrey Hinton si è dimesso da Google per poter criticare liberamente questi aspetti dell'intelligenza artificiale. Già iniziata con Palantir. Palantir, non so se qualcuno si ricorda il Signore degli Anelli. Palantir era quella sfera da cui vedi tutto. E in America un gruppo legato al, diciamo, ai militari ha creato una roba che vede tutto. Tra l'altro era la base anche di Cambridge Analytica, ma questo è un altro discorso. E l'idea ha chiamato Palantir un progetto per una macchina bellica artificiale. Oh, ma qui scherziamo, qui dobbiamo starci un po' attenti a queste cose qui. E dubbio 3, che non vuol venire fuori, eccolo. L'IA utilizza dati creati dagli umani, utilizza dati creati sugli umani. Adesso è ovvio che quando guardiamo un film vediamo una serie di robot, poi i grandi assalti delle grandi manifestazioni, le grandi guerre, ci sono una serie di robot che vanno lì, ecco. Alcuni di questi robot sono duplicazione di umani. Si chiede a una comparsa: posso registrarti da tutti i lati? Ok, ti ho registrato da tutti i lati e poi uso le tue espressioni, uso la tua faccia, uso i tuoi movimenti, creando una persona artificiale e la inserisco nel film. Tu ti pago 100.000 euro e poi non ti pago più per tutta la vita. Oh, calma, ecco, cos'è questo? Non è un po' troppo simile a un'appropriazione indebita? E concludo con una posizione molto radicale di Naomi Klein. Per Naomi Klein l'intelligenza artificiale è il più grande furto di proprietà mai avvenuto dopo le terre dei nativi americani ad opera dei coloni. Perché dice questo? Beh, se voi guardate cosa sta succedendo oggi, ci sono una serie di proteste, e queste sono le proteste degli attori, delle comparse che dicono: volete sostituirci con attori artificiali nei film e così ci riprendete, poi non fate più niente con gli attori umani? Ci sono anche proteste degli artisti. Gli artisti dicono: ok, c'è una bellissima intelligenza artificiale che crea delle cose meravigliose. A questo punto ruba tutto il lavoro di migliaia di anni di arte e ti crea delle cose con un schiocco delle dita. A questo punto tutti i disegnatori vengono spazzati via. C'è un mio amico disegnatore che lotta strenuamente su questa cosa qui. Che cosa bisogna fare? Non lo so. Però io ho trovato su internet una cosa che riassume quest'idea. È un po' esagerato, ma ve la lascio come proposta. Smettiamo di presentarla come intelligenza artificiale e chiamiamolo per quello che è: software per il plagio. Non c'è intelligenza artificiale, non crea alcunché, copia lavori esistenti di artisti esistenti e cambia sufficienza per fuggire alle leggi del copyright. Non dite: qualcuno ha generato queste immagini usando l'intelligenza artificiale, ma piuttosto qualcuno ha fatto questo usando un software di plagio.